Carissimi amici di Santina, qui siamo una parrocchia molto importante nella quale tra poco dirò la messa, che si chiama La Sapata. E come vedete, queste sono le vittime di violenza che terminano il loro programma questo anno. Ma sono qui per dirvi una cosa molto importante. Quest'anno vogliamo far partire un programma che è completamente nuovo. Dopo 3 anni che questi ragazzi hanno ricevuto i nostri aiuti, è arrivato il momento che questi ragazzi a loro volta aiutino gli altri. Alison, vuole venire anche conmigo? José Antonio, anche conmigo? Daniela, anche conmigo? Vi voglio presentare 3 ragazzi giovanissimi, finalmente. Abbiamo Alison, abbiamo José Antonio e abbiamo Daniela, che tutti voi conoscete perché sono vittime di violenza. José Antonio ve lo ricordate tutto per il libretto di Felix, ma dopo vi saluteremo. Loro hanno compiuto 18 anni, quindi sono giovani e quindi possono veramente fare del bene. La proposta è quella che loro 3 vadano nelle famiglie a dare consolazione, a consolare. Con Magda e Dulce abbiamo stabilito che una volta al mese andranno a trovare Arminda e i 6 poveri disperati che la vanno, perché la loro storia non è un insegnamento. Non sono maestri, sono testimoni. E oggi, come Paolo VI ci dice, abbiamo bisogno di Alison, di José Antonio e di Daniela, che sono testimoni. Non abbiamo bisogno di psicologi, non abbiamo bisogno di dottori, di psichiatra o, scusate, anche di preti. I preti certo che ci sono, ma prima di tutto occorrono i testimoni. Loro mi hanno accettato, ieri sera Alison mi ha detto di sì, José Antonio anche e Daniela anche. Iniziamo questo programma sperimentale che spero tutti voi capiate l'importanza. Questo è il futuro, questi sono giovani, hanno 18 anni, sono pieno di felicità di dirvi che li ringrazio tutti e 3 per il bene che faranno e sono contento che con Magda e con Dulce potranno fare tanto ma tanto bene agli altri, ma soprattutto, come dicevamo ieri con Magda, dopo essere tornati dalle famiglie, ricevere molto di più il bene che il bene che facciamo. Ieri sera Magda non riusciva a dormire, anche io ho fatto tanta fatica, perché dopo si vedono 6 morti in una famiglia, non è semplice. È Alison, è José Antonio e Daniela che potranno consolare e aiutarci. Noi daremo aiuto a 2, a Emiliano e a Asli, economico, ma loro ci stanno vicini, quindi vogliamo fare a loro un grande applauso. E ora, dopo aver presentato Alison e José Antonio e Daniela, passiamo a farvi fare un saluto a tutti qui della Sapata. Puoi dire il tuo nome, che così passiamo tutti, dai. Inizia, discutami. Monica Yalitna Jiménez, ¿verdad? Bien, un saluto. Hola, Monica Nayeli Bernal. Perfecto. Hola, yo soy Félix Oasey. Hola a todos, soy Dulce. Beso. Italiano. Hola a todos, soy Marisol. Esto es el niño. Y esto es joven. Hola, soy Emanuel Santana Flores. Aris. Hola, yo soy Arisbeth Flores. Saludos a toda la Fundación Santana. Gracias. Hola, yo soy Daniela López. ¿La conocen, no, Daniela? Hola, soy Francisco, papá de ella. Hola, soy Yacani, hija de Hola, soy Diana, saludos a todos. Hola, soy Diana. Mi amor Diana, terminamos con José Antonio. Hola a todos. Sí. Y después acá. Hola, soy Diana Carla. Hola, soy Lilia, mucho gusto. Este es mi amor, permíteme un beso. Y un beso también acá. Ya que dejo mucho. Fuerte. Esta es la persona più brava di tutti. Poi. Oh poverina, guardate lei, gli hanno tagliato un dito settimana scorsa, poverina che ha sofferto tanto. E Dulcis in fondo, Alison. Carissimi amici, c'è anche Marta che sta facendo il video, fai vedere chi sei e poi concludiamo, perché se no non mi seguite più, andiamo a messa. Ciao amigos de Santina,